Mi piace. Siamo dal dentista. Che paura. Sono un po' contro luce, vabbè, fa niente. Ci sono tante persone che vengono solamente qui per questo, per il dentista in Thailandia, cioè fanno il viaggio in pratica per venire qui per farsi qualche, non so, riparazione dei denti o non lo so cosa. E scusate, si è fermato il video. E aggiungono anche qualche 2-3 settimane di vacanze. Questo settore è molto lucrativo per la Thailandia, ma anche per il turista, perché costa molto di meno. Allora, questo settore del, diciamo, della sanità per il turista o del turismo, o il turismo della sanità, ecco, è di 3 miliardi più o meno dollari ogni anno, cioè abbastanza grande, vorrei dire. E vengono qui perché la qualità è buona e costa molto di meno. Un po' si può paragonare come il mercato del turismo della sanità in India. Mi conviene parlare ora che ho ancora tutti i denti, poi si vedrà dopo questo trattamento che fine farò. Centro di Sisaket. Qui siamo proprio, questo centro commerciale è il primo centro commerciale che hanno fatto qui a Sisaket, a più di 40 anni. È arrivato il team, il video team. Prima bomba del giorno, 5.000 baht. Ecco, abbiamo pagato per la pulizia dei denti, diciamo, e per insomma per il controllo, via vai. Ora, ci sono delle cliniche che costano molto di meno qui, ma questa qua, diciamo, è quella più moderna che abbiamo qui a Sisaket, e perciò hanno un loro prezzo che vale, costa sempre di meno che in Svizzera. Tornati a casa, ora dovrebbe arrivare una fornitura da Bangkok, da un'amica, che poi vi farò vedere comunque, ma volevo dirvi soltanto un'altra cosa. Dal dentista oggi mi ha spiegato, per esempio, se vuoi avere un dente fisso, uno, costa 30.000 baht. Perciò non è che sia proprio, siamo a Sisaket, non è che siamo qui a Phuket o a Bangkok. 30.000 baht, che ho trovato abbastanza salato come prezzo, perché mi ricordo che mia mamma una volta in India si voleva fare tutti i denti fissi, tac 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 tac, fissi, e il tutto veniva 1.500 euro, cioè costava molto di meno che qui. Non mi potevo star zitto, chiaramente, per le Olimpiadi a Parigi, quello che è successo. Abbiamo già fatto un talk, una discussione su questo su Radio X con Ernesto, però ora qui dico anche un po' la mia, diciamo, su questo bellissimo spettacolo svizzero, perché alla fine le Olimpiadi, la sede è lì. Allora, aspetta che devo mettere un po' a posto le cose qui. Mettiamo questo qui. Ok, andiamo. Tanto qui non ruba niente nessuno. Abbiamo visto tutti quello che è successo lì nell'apertura. Tutto il mondo, addirittura anche qui in Thailandia, ne stanno parlando. Stanno parlando ora, non so veramente se l'hanno fatto come la pubblicità della Apple, che è diventata anche molto polemica, che qui in Thailandia, che hanno offeso i thailandesi in pratica. Non so se l'avete visto, la nuova pubblicità di Apple, che in pratica hanno fatto vedere, o dicono, i thailandesi dicono che
hanno fatto sembrare la Thailandia un paese di terza classe, diciamo così, e si è dovuto scusare tanto la Apple e gli ha costato un sacco di... il danno è grandissimo comunque di questa pubblicità. Invece di fare appunto pubblicità, hanno fatto un'antipubblicità per il marchio Apple. Con le Olimpiadi all'inizio credevo anch'io così, credevo che appunto si hanno fatto una pessima figura, una bruttissima figura, che il danno è immenso di quello che hanno combinato, perché il comitato di queste Olimpiadi non ha reagito sentendo le voci del popolo, dei telespettatori che erano presenti a questa cosa, apertura, no. Loro all'inizio hanno fatto finta di niente, non hanno sentito, ascoltato, come sempre succede in questi casi, se ne fregavano totalmente del telespettatore, finché i primi sponsor hanno appunto alzato il dito e ha detto: così no ragazzi, con i miei soldi queste schifezze non le fate vedere. Allora lì iniziarono a scusarsi, a reagire e via va. È un classico anche questo, comunicazione aziendale, che hanno una discomunicazione anzi aziendale, perché alla fine è un'azienda. E niente, comunque allora, non, insomma, se ne sono sbattuti di quello che ha pensato veramente il telespettatore, che sarebbe il cliente finale, perché il cliente che guarda le Olimpiadi è il telespettatore, non sono i sponsor, teoreticamente. Per loro no, per loro il cliente non è il telespettatore, perché il telespettatore può essere manipolato, i dati anche, cioè loro possono presentare qualsiasi dato al mondo, quanti telespettatori hanno visto questa apertura. Infatti, sapete cosa è successo? Hanno mandato un comunicato stampa dove hanno dichiarato che hanno fatto il record mondiale da quanto esiste le Olimpiadi. Oltre 30 milioni di telespettatori hanno visto questa apertura, record assoluto mondiale. Questo rispecchia, se sarebbe vero, che più scemenze cretinate fai vedere in tutte le piattaforme, sia televisione sia social media, via vai, più telespettatori hai, se si dovrebbe credere ai dati di loro. Ma siccome c'è lo spirito svizzero dietro, anche nella comunicazione, non credo che si può prendere per serio questi dati, diciamo così, possono essere sono dati da pensarci sopra, ecco, per non dire un'altra parola, dati da verificare in fondo se sono verizi o no. L'auspicio insomma era di 30 milioni di telespettatori che si sono guardati quattro froci ballare cin cin, ciu ciu, cia cia. Che bel spettacolo. Se facciamo ora un test, diciamo, in famiglia o con i nostri amici, li chiediamo: ma tu hai visto l'apertura appunto delle Olimpiadi? Ecco, siccome loro, questa elite, dichiara che 30 milioni, o diciamo che rappresenta forse la metà del mondo alla fine, che gli è piaciuto moltissimo l'apertura, che è una cosa straordinaria, che appunto era il top del top che potevano far vedere al mondo, ma se vai a chiedere, fai uno studio, diciamo una ricerca di mercato con i tuoi amici e con i tuoi familiari, membri di famiglia, io credo che 8 su 10 diranno: una schifezza unica, mai visto una roba di questo genere, non credo che gli è piaciuto. Ma loro dichiarano che il mondo, che sarebbe io e te,
la maggioranza gli è piaciuto questa apertura Made in Switzerland. E ci vogliono stuprare le menti, la mente, perché ci vogliono stuprare con questa gender woke per farci capire che oggi essere così è normale. E lo trovo forse anche una cosa normale, ma tu a me non mi devi stuprare, perché io continuo a recap a Rotan a chiedere i miei principi, diciamo, che a me ancora mi piacciono le donne. E salutare, ah, che gentilezza qui, altro che, ecco. E insomma, e non voglio essere stuprato con queste idee malate di testa che vogliono imporre alla gente di credere in questo. Ognuno faccia quello che vuole nella vita, questo sì, ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita, cioè finché non fai dei crimini, diciamo, sai, che ammazzi o che ne so, violenti, loro stuprano le menti, che già sarebbe un reato, perché vogliono far credere una realtà che non esiste. È in pratica una forma di, come possiamo dire, neanche ingiustizia, è uno scam, è un, sì, uno scam si può dire, dichiarare sta roba. E niente, per questo, questa è la mia opinione su questa ouverture de Paris. Ah oui, très bien, très joli. Insomma, avete già capito che come te, forse, e come me, non gli è piaciuto per niente sta roba. E con questo è tutto da Sisacchetta, la campagna dalla pampa dei gender woke, che qui in Thailandia è una cosa normalissima, diciamo, appunto, essere diverso, ecco, essere diverso è una cosa normale, come in India forse anche, diciamo che c'è qualche discriminazione, come c'è in tutto, come c'è in tutto, anche noi Faran siamo discriminati alla fine. E forse dobbiamo aprire una Olimpiadi dei Faran qui in Thailandia. Sarebbe un'idea fantastica. Ciao!